Niang, è meglio, di Lautaro Martinez al fantacalcio. 3 gol in 3 partite, tutti su calcio di rigore, miglior giocatore per media voto e fantamedia. La domanda è, Niang è un fuoco di paglia? Sta facendo benissimo. Sicuramente non continuerà su questi numeri. Ma se all'asta di riparazione vi aspettavate un flop, avete sbagliato alla grande. Quando ve ne ho parlato sul mio canale YouTube, vi ho parlato di un profilo interessante che andava in una squadra che doveva risollevarsi e far bene, e lui poteva far bene in primis, visto che veniva anche da un buon momento in Turchia. E così è stato in questo primo mese di Niang all'Empoli. Manca ancora tanto alla salvezza, per cui mi aspetto ancora un qualcosa di buono da parte di Niang al fantacalcio. Chi lo ha, lo coccola, chi non lo ha, rosica. Soprattutto per i 3 rigori, partendo sempre dalla panchina. Neanche a farlo apposta. Niang entra, l'Empoli ottiene un calcio di rigore, che Niang realizza. Fortuna? Sicuramente un po' sì. Però dopo tutto, il fantacalcio, 80% fortuna, 20% bravura.